pensa di oggi, che è la famosissima fase 2? Come la vede la città? Beh, guarda, io ho una posizione privilegiata, tra virgolette, perché ho l'ufficio proprio su Piazza Unità, proprio ogni giorno dall'inizio pandemia, ma anche prima, ho l'esatta percezione di come stanno cambiando le cose. Devo dire che oggi possiamo dire finalmente di essere in una situazione di quasi normalità. Sappiamo che non è la normalità, ma sappiamo che ci stiamo avvicinando, e questo è veramente una grande cosa. L'unica cosa è che adesso stavo andando in giro per prendere un caffè e non c'è nessuno che viene con me, per cui se posso offrirlo anche a voi se volete, ma al di là delle battute, devo dire che c'è molto movimento, vedo anche il distanziamento, le mascherine, cioè comunque c'è l'attenzione, che è una cosa fondamentale da continuare a tenere presente anche per purtroppo per i prossime settimane, se non prossimi mesi. Ma diciamo che dai, siamo in un momento positivo e andiamo avanti così. Quindi diciamo che i triestini stanno rispettando le regole? Sì, ci sono sempre le eccezioni, perché io sento comunque, ho segnalazioni ancora per quanto riguarda giardini pubblici e assembramenti e quant'altro. Ognuno in questa fase ha la responsabilità verso di sé e verso gli altri, per cui in questo momento, come non mai, c'è bisogno della responsabilità di ognuno nei confronti degli altri, anche perché se si ritorna, e non vorrei mai neanche pensarlo, a una fase 1, veramente non so, andiamo fuori di testa tutti quanti, insomma, senza mezzi termini.